e cerchiamo di ripartire il prima possibile, perché i fedeli stanno aspettando con ansia di rientrare. Dopo 8 mesi di chiusura, la moschea di Via Vecchia Ferriera, Vicenza, riapre, ma a metà. Il centro era stato sequestrato dopo il crollo di una scala e il ferimento di 5 persone. E dopo che sono state fatte le attività di indagine che avevano tenuto bloccato l'immobile, è stata data la possibilità di utilizzare il piano terra, quindi non il piano superiore, non quello da cui la scala è crollata, e quindi può ritornare l'attività all'interno del centro di Via Vecchia Ferriera. Gli spazi del piano superiore andranno infatti adeguati prima di essere riaperti. Tra i geometri, avvocati, lavori, costerà parecchi, di tutto quasi più di 20.000 euro. A seguito dell'incidente avvenuto ad aprile, era stato aperto un fascicolo di indagine ed il processo non si è ancora concluso. Intanto il processo sta andando avanti lo stesso, perché c'è anche un indagato. Adesso vediamo come andrà a finire, però speriamo che andrà a finire bene. In attesa che lo stabile sia del tutto agibile, i fedeli si sono affidati ad un'altra moschea in via Commercio. L'obiettivo del centro culturale Etauba è di riaprire il prima possibile il grande spazio di via Vecchia Ferriera, considerato l'elevato numero di musulmani presenti a Vicenza e provincia. Sabato e domenica c'è parecchia gente. E poi venerdì sarà da 300 a 400, fanno la preghiera, il sermone del venerdì ci saranno 300 persone circa.